Sono terminate con due gare di anticipo le semifinali scudetto della Samsung Galaxy Volley Cup. I Moco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara sono i nomi delle due squadre che tra pochi giorni si contenderanno il titolo nazionale più ambito. Entrambe le formazioni hanno battuto per 3-0 nella serie delle semifinali le rispettive avversarie, ovvero Savino del Benescandici e UNET Work Busto Arsizio. Anche al Palaterme di Montecatini le toscane non hanno potuto nulla contro lo strapotere delle Pantere, che tornano a giocare le finali playoff scudetto dopo una stagione di assenza. Anche l'Igor Gorgonzola Novara, campione d'Italia in carica e desiderosa di conquistare il secondo scudetto nella propria storia, è stata protagonista di una netta vittoria contro la UNET Work Busto Arsizio, che nonostante la spinta del pubblico del Pala Yamamai non è riuscita a contenere gli attacchi di Paolo Egonu e compagne. Appuntamento con la prima gara delle finali playoff scudetto per le 20:30 di mercoledì 18 aprile al Pala Igor. Dopo la Supercoppa italiana e la finale della Samsung Galaxy A Coppa Italia, l'eterna sfida fra Igor Gorgonzola Novara e i Moco Volley Conegliano continua. Siamo presa, peccato per la Champions, ci credevamo tanto, abbiamo sbagliato la partita più importante. Prima abbiamo raggiunto comunque due obiettivi importanti, adesso siamo in finale, quindi ci prepariamo adesso per questa bella guerra contro Conegliano. Sì, sicuramente nessuno ci credeva che poteva andare in tre partite, però no, noi sì, davvero, e volevamo oggi chiudere una squadra davvero forte, abbiamo fatto un gran lavoro, però dobbiamo dimenticare, andiamo avanti, vogliamo arrivare fino in fondo.